incendi che sembrano intoccabili. Il Partito Democratico stamane nella sede di via San Vito ha tenuto una conferenza stampa volta a precisare le motivazioni del discusso gesto da parte dei propri consiglieri di abbandonare l'aula al momento della votazione che ha sancito gli aumenti di IMU e IRPEF. Gli interventi di Bellini, Vullo, Setticasi e Galvano hanno più volte precisato il ruolo del PD, che ormai da anni è l'unica voce d'opposizione nei confronti dell'amministrazione Zambuto, a differenza del Popolo della Libertà, erettosi paladino e oppositore di un'amministrazione alla quale aveva più volte giurato fiducia. È ovviamente il ragionamento, il frutto di un ragionamento e di un'elaborazione condotta all'interno degli organismi dirigenti del partito, che non può essere assolutamente favorevole alla gestione complessiva della situazione da parte del sindaco Zambuto, che in primo luogo ha voluto generare un clima irresponsabile di guerra civile tra poveri, mettendo consiglieri comunali contro popolo, contro cittadini, cittadini contro dipendenti, dipendenti contro consiglieri comunali, e generando quindi le precondizioni per arrivare a un voto che non è un'assunzione di responsabilità, ma è una sanatoria su atti amministrativi della passata gestione e dell'attuale che non hanno consentito di tenere le aliquote IMU ai valori che sarebbero stati consoni per una città come Agrigento. Non condividiamo assolutamente quella che sono state i pareri dell'amministrazione comunale, provvedimenti che ha presentato al Consiglio. Siamo pronti a mantenerci su questa linea di forte contrarietà e portare avanti quella che è la linea non soltanto dei singoli, dei consiglieri, di alcuni dirigenti, ma di un intero partito che si confronta, che discute e che è fortemente ancorato su una posizione di non approvazione. L'allontanamento dall'aula ha un significato molto importante perché innanzitutto noi partiamo da un dato che è quello determinato dal fatto che la situazione che ci viene delineata è una situazione gravissima e che è stata posta in essere da una cattiva amministrazione, cattiva gestione della cosa pubblica da parte del sindaco Zambuto, e questa situazione, questo quadro così delineato ci ha ovviamente portato, e l'abbiamo ribadito tra l'altro più volte in più contesti, ad avere una posizione contraria all'aumento di queste tariffe. Ma nel corso di quello che è stato il dibattito politico, l'analisi politica della situazione, abbiamo deciso di allontanarci innanzitutto perché volevamo distinguerci da quello che è stato il voto del PDL, il voto di coloro i quali hanno contribuito per decenni, prima ancora di Zambuto, allo sfacelo della nostra città e che oggi, quella sera, assurgevano il ruolo di giudice, quando i primi a danneggiare, a saccheggiare la nostra città sono stati loro. Quindi innanzitutto noi ci siamo voluti distinguere da loro, da quel voto contrario, pur essendo contrari, noi siamo contrari, il fatto che ci siamo allontanati non esprime un voto favorevole nei confronti di Zambuto, assolutamente no. Noi partiamo da una linea di principio, noi siamo contrari, siamo stati sempre contrari e l'abbiamo ribadito più volte a quello che era l'aumento delle tariffe, però proprio per distinguerci da coloro i quali che hanno contribuito prima ancora di Zambuto al danneggiamento, al saccheggio della nostra città e ancor di più per dare un significativo segnale di protesta e di dissenso a quelle che sono state le modalità di gestione della cosa pubblica da parte del sindaco Zambuto, noi abbiamo deciso di allontanarci dall'aula.